15 anno nuovo a tutti ragazzi, io sono Monkey di Andre e questo è il primo video del 2018. Prima di iniziare questo nuovo episodio vi chiedo, dato che sta per finire il primo gioco di Crash Bandicoot, qual è il gioco che vorreste vedere una volta finito questo? La scelta è tra: numero 1, il secondo gioco di Crash Bandicoot; numero 2, il gioco di Cuphead; numero 3, Darksiders 2. Se tra queste tre opzioni non ve ne piace nemmeno una, voi pensate a un gioco e scrivetemelo comunque qui sotto. Allora, dopo aver preso la gemma in The Lab, potremmo andare qui e finire semplicemente il livello andando avanti, ma voglio farvi vedere la strada con le gemme per vedere il finale alternativo. Quindi andiamo a prendere le gemme che ci mancano e andiamo in The Great Gate, e grazie alla gemma gialla riusciremo a prendere la gemma qui. Eccoci qui. Allora, prendiamo ovviamente tutte le casse. Ok, spariamo via le tartarughe. Ok, prima icona bonus. Magari questo qui è un livello che abbiamo già visto, ma non potevamo prendere la gemma. Semplicemente. 99 vite come sempre ormai. Eh no, questo non lo dovevo fare. Ok. Prendiamo la seconda mascherina e continuiamo. Perché è un livello abbastanza corto. 38 casse, quindi. Dura poco. Questi sono quelli che ho odiato sempre di più. Perché molto facilmente ti spingono giù e tu... O voli. Ecco qua. Ah, fanculo. Ok, andiamo a fare il bonus. Undici casse, già ne avevamo abbastanza. Si finisce a breve il livello. Allora, qui ci basta fare così. Ok, altre due vite, salutiamo la nostra amica che viene portata via da Cortex. E andiamo a finire il livello. Ok, a qui per non aspettare mi sono perso una mascherina. Qui la gemma gialla che abbiamo preso in The Lab ci fa andare dall'altra parte a prendere le 8 scatole mancanti. No. Ah. Così prendiamo anche l'ultimo frutto Wumpa lì. Non mi ricordo, è la parte dove si va sulle nuvole, no? Ah, lì non conveniva. Allora, andiamo da quel dietro, sì. Ah, per prendere la vita. Ma capirai. Non sarebbe cambiato quasi nulla. Però vabbè, sapete che c'è la vita là dietro, prendetela già che ci siete. Facciamo volare via questo, anche lui. Qua dietro cosa c'è? Ah no, stavolta c'era una cassa da distruggere. Però tanto dobbiamo tornare indietro a prendere l'altra cassa, perché sennò tanto vale. Quindi qui dietro c'era la cassa nascosta. Nascosta si fa per dire, perché era palese che si dovesse saltare di là.
Ma no. Come perdere mascherine così, senza un perché, senza motivo. Ok. Dai, sali però. Cioè, do la precedenza. Allora, due casse, livello finito poi. Niente, queste piattaforme oggi va così. Quindi perché devo saltare da sopra. Prendiamo tutti i frutti e finiamo giù ovviamente. La parte in cui risalgo la taglio qua. O forse no. Ah, ne ho mancato uno. Pazienza. Dai. Allora, vediamo a che percentuale arriviamo, visto che l'altra volta nell'ultimo video non l'ha mostrato, perché l'avevo già fatto il completamento. Allora, semplicemente 93% con 23 gemme e 2 chiavi. Allora, continuiamo il video, ragazzi. Dopo aver preso la gemma in The Great Gate, grazie alla gemma gialla presa in The Lab, andiamo a prendere la gemma in Native Fortress. Questa gemma la possiamo prendere grazie alla gemma rossa presa in Slippery Climb. Andatevi a vedere gli altri video, mi raccomando. Mi raccomando. Ok, ammazziamo tutti. Dai, andiamo veloci. Così magari ci esce il tempo anche per la terza gemma. In Likes Out, mi pare che manchi. Le gemme colorate, no, ce ne manca una, quella viola. Ah no, forse è giusto, è proprio quella che ci manca. Likes Out, quella viola, grazie alla gemma gialla la possiamo prendere. Lanciamo via ste scimmie maledette. Sfruttiamo sto scimunito. Cercherò ovviamente di non morire come sempre per tagliare il meno possibile il video. Ok. Moonwalk. Si sentirà Michael Jackson Crash. Saltiamo via. Livello bonus. Andiamo a farlo. Vabbè, uno della prima isola. È uno dei livelli bonus della prima isola. Infatti, 5 casse ci sono da spaccare. Salutiamo come sempre la nostra amica e continuiamo. No, no, muoviti, muoviti, muoviti. Cerchiamo di prendere anche la seconda mascherina. No. Che noia sta parte così. Scivoli giù. No, ma di nuovo. Vediamo. Ok, non siamo lontani dalla fine del livello.
E abbiamo due mascherine. 3, 4, 5. Allora, l'avevo già fatto vedere quando ho fatto per la prima volta questo livello. Passate là dietro e vi evitate tutti questi ostacoli. Casse non ce n'è, ci sono solo frutti Wumpa. Ok. Via la scimmia. Noi finora stiamo andando bene, direi. Altre due vite. Ok, ecco qui la gemma rossa. Ah, è vero, ci porta su in cielo. E qui dobbiamo fare attenzione a non cadere, però. Se cadiamo, almeno credo che ci fa morire direttamente, senza arrivare giù da nessuna parte. Ok, vediamo. Oh. Allora. Ok. Dove ci porta? Penso ci riporti allo stesso punto da dove ci ha prelevati. Ah, infatti. Ah, questa parte che brutta. Non mi riesce spesso, perché è molto facile cadere. Cioè, è molto facile bruciarsi, scusate. Adesso è facile cadere. Dobbiamo prenderle al contrario, le casse. Adesso cadrò sicuramente, no. Ultima? Sì. Andiamo a prendere la gemma. Vediamo quanto arriviamo di percentuale. Sì. 94%. Il video finisce qui, ragazzi. Io vi ringrazio per la visione. Lasciate un grande like se il video vi è piaciuto. Commentate qui sotto su cosa ne pensate di questo nuovo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E ci vediamo un prossimo video. Ciao!